Parcaroli incontra Corneto. Andiamo a conoscere Roberta Angelelli, candidata per la lista di Parcaroli. Sì, salve, sono Roberta Angelelli e sono un ingegnere elettronico e impiegata presso un'azienda, quindi nel settore privato, con un ruolo di responsabile di un dipartimento aziendale. Oggi mi trovo qui come membro, cioè come candidata della lista civica a sostegno di Sandro Parcaroli. E le ragioni che mi hanno portato ad essere qui sono essenzialmente che tengo particolarmente alla sicurezza della città e anche del mio quartiere, che in passato ha vissuto dei momenti, delle situazioni che hanno richiesto un particolare livello di attenzione. E non solo la sicurezza, che poi è un tema sentito da tutta la città, ma anche credo molto e desidero molto la rivitalizzazione della città e del centro storico. E come il nostro candidato sindaco sogno una Macerata di nuovo viva, attrattiva e sicura, e sono certa che il nostro candidato sindaco riuscirà in questo intento. Buonasera, siamo a Corneto, dove Sandro Parcaroli, il candidato sindaco del centrodestra, è andato a conoscere i cittadini del quartiere. Siamo con Marco Foglia, candidato consigliere comunale per l'UDC. Sì, sono Marco Foglia, sono un impiegato della TIM, mi sono candidato anche su questo quartiere proprio perché c'è una necessità di risolvere alcuni problemi, tipo le infrastrutture, tipo la sicurezza. È un quartiere a me molto caro perché diciamo che mia moglie è nata proprio in questo quartiere, quindi ci tengo particolarmente e cercherò di fare tutto il possibile, se verrò eletto, perché questo quartiere ritorni ad essere quello che era 10-15 anni fa, un bel quartiere vivibile e sicuro. Parcaroli a Corneto ha incontrato i cittadini con la sua coalizione di centrodestra. Andiamo a conoscere uno dei candidati, il dottor Grelloni. Sono Mauro Grelloni, pediatra di base da 26 anni ormai, e ho tirato su due generazioni di cittadini maceratesi, penso. E allora, quando Sandro mi ha chiamato, ho detto vorrei provare a tirar su anche questa città. Votiamo Sandro, è una persona giusta al posto giusto. Sì, Sandro Parcaroli ha incontrato i cittadini del quartiere di Corneto, un incontro molto partecipato con tanti interventi dei cittadini. Ma sì, molto partecipato, hanno fatto parlare i cittadini e mi hanno fatto delle richieste, ma sono le stesse richieste che trovo su ogni quartiere, quindi è quello che mi fa rabbrividire. Ma dove stava la giunta che ha governato fino adesso? I quartieri che stanno qui, i quartieri che stanno a Sforza Costa, i problemi che stanno gli altri quartieri, non è che c'è un problema qui, è un problema... Sono riportati gli stessi problemi negli altri quartieri, quindi che dire, qui tocca tirarsi sulle maniche, tirarsi sulla camicia, incominciare a lavorare seriamente per questa città.